trovati nelle sale del Muasinai. Oggi siamo qui per la nuova edizione 2022 di Archivissima che ha come tema Change. Per questa nuova tematica abbiamo deciso insieme con gli archivisti di raccontare il cambiamento di un territorio, in particolare il nostro territorio, quello di Sinnai e del paese vicino Settimo San Pietro. Di solito quando si parla di cambiamento e di territorio si fa riferimento a un cambiamento legato all'urbanizzazione, quindi all'ampliamento di un centro abitato, all'industrializzazione, oppure allo sfruttamento delle coste, in particolare ovviamente quando si parla della nostra isola. Noi però abbiamo deciso di raccontarvi un cambiamento di tipo differente e che è collegato ad un fenomeno piuttosto peculiare che riguarda appunto la Sardegna. Parliamo degli adimplivi. Che cosa sono e come caratterizzano il nostro territorio ve lo racconteremo a breve. In particolare però ci focalizzeremo sulla fine di questo fenomeno, avvenuto nel 1865 a seguito di una legge, e vi racconteremo in che modo verrà stravolto e modificato il territorio di Sinnai. Buona visione! Durante il Medioevo e l'età moderna, la Sardegna conobbe vari usi e istituti giuridici relativi alla concessione, gestione e allo sfruttamento del territorio. Oggi ci concentriamo sugli adimplivi e sulle cussorge, due usi particolari molto caratteristici della Sardegna, dalla definizione spesso sfuggente e oggetto di molti studi sia dal punto di vista storiografico sia dal punto di vista giuridico. Gli adimplivi furono introdotti in Sardegna, almeno con questo nome, durante il periodo catalano-aragonese e consistevano nell'esercizio di diritti di fruizione su un territorio esercitati da una comunità. I membri della comunità, che godevano dei diritti in modo collettivo, potevano quindi servirsi delle risorse di un territorio, raccogliendo legna, raccogliendo ghiande, sughero, sfrondando gli alberi, servendosi degli stagni, conducendo gli animali al pascolo e servendosi di altre utilità e altre possibilità offerte dal territorio a seconda della sua conformazione e delle sue caratteristiche. È importante sottolineare, come già fecero i giuristi dell'epoca, che l'utilizzo di queste risorse si rivelava fondamentale per la sussistenza della comunità stessa. A differenza dell'adimplivio, nel caso della cussorgia, il diritto era concesso non a una comunità di persone, ma un singolo soggetto, quindi un individuo oppure una famiglia. E secondo alcuni studi, la cussorgia si sarebbe sviluppata a partire dall'adimplivio con l'esercizio di un utilizzo e di un controllo sempre più robusto da parte di uno dei fruitori che progressivamente avrebbe escluso dalla fruizione gli altri individui. Sia gli adimplivi che le cussorge contribuirono a connotare profondamente il rapporto tra individui, comunità e risorse del territorio in Sardegna, conferendo alla realtà sarda una fisionomia antropologica ed economica molto specifica, che durante l'età moderna fu attaccata e sottoposta a numerosi tentativi di disarticolazione. Infatti, nella prospettiva della realizzazione di un pieno Stato liberale, tutto ciò che costituiva un residuo di un'età passata, medievale, feudale, doveva essere eliminato affinché si potesse giungere a una piena realizzazione sia economica della Sardegna sia sociale. Infatti, eliminare tutto ciò che era riconducibile al passato, compresi gli adimplivi e comprese le cussorge, avrebbe consentito non soltanto un miglioramento economico della Sardegna, ma anche un innalzamento del suo grado di civiltà. Non stupisce infatti che un intellettuale positivista come Carlo Cattaneo avesse espresso delle parole aspre nei confronti degli adimplivi, e così anche una relazione del Consiglio Provinciale di Cagliari, ottocentesca, individuava nell'adimplivio l'ostacolo contro cui si erano infrante, così le parole della relazione, le buone idee, le buone imprese e gli utili accorgimenti di commercio e di industria. La
L'assetto giuridico fu quindi così completamente trasformato a partire dal 1820 con l'editto delle chiudende, passando poi per la disciplina di riscatto dei feudi, fino all'abolizione degli adimplivi e delle cussorge nel 1865. La legge del 1865 prevedeva che a partire da quel momento qualsiasi esercizio dei diritti di tipo adimplivile o cussorgiale si sarebbe configurato come violazione del diritto di proprietà, con conseguenze di natura penale. La legge prevedeva inoltre le modalità e le tempistiche con cui i comuni avrebbero dovuto provvedere alla vendita dei terreni che un tempo erano stati adempibili e cussorgiali e che ora risultavano loro devoluti in esecuzione della legge stessa. Il cambiamento dello scenario giuridico, da una parte, produsse una possibilità di speculazioni a danno del territorio. Dall'altra aprì la strada a numerosissimi contenziosi, che videro come protagonisti lo Stato, i privati, ma anche i comuni. Ed è per questa ragione che l'archivio storico del comune di Sydney conserva le tracce documentarie di questa intensa stagione di cause, ricorsi e di tutto ciò che è stato prodotto e che ha lasciato naturalmente un sedimento documentario in archivio in questa delicata stagione di trasformazione. Dalla promulgazione della legge sull'abolizione degli adimplivi e delle cussorge del 1865 erano sorte decine di cause civili contro i comuni e contro il demanio dello Stato. Una delle vicende più significative è sicuramente quella che portò alla sentenza della giunta d'arbitri del 1906. Perché è significativa ed emblematica? Innanzitutto per il numero delle cussorge coinvolte, circa 46, poi per il numero di ricorrenti coinvolti, centinaia e centinaia di abitanti di Sydney e dei comuni limitrofi di Burchey e Maracalagonis, e poi anche per la durata di questa vicenda che iniziò nel 1867 e arrivò a una prima conclusione nel 1906. Cosa chiedevano i ricorrenti? I ricorrenti avevano fatto causa ai rispettivi comuni e al demanio dello Stato perché le azioni di scorporo delle terre si fermassero e si riconsegnassero le terre ai cussorgiali che le avevano detenute fino a quel momento. Nel 1878 ci fu una prima sentenza del Tribunale Civile di Cagliari che sembrò andare incontro ai ricorrenti. La sentenza però della Corte d'Appello di Cagliari del 1881 sembrò invece cambiare la situazione e quindi non arrivare a una soluzione definitiva. Si arrivò necessariamente alla composizione di una giunta d'arbitri che nel 1906 emise la sentenza definitiva, che assegnava al demanio dello Stato 19 aree tra boschi e ghiandiferi, stabiliva per alcune aree la natura adimplivile e per altre aree invece venivano dichiarate di proprietà libera e perfetta. Questa sentenza non pose fine alle diatribe, perché ci si trovò di fronte a situazioni in cui delle terre che nei decenni precedenti erano state dichiarate adempribili e quindi consegnate in compenso ai cussorgiali, la sentenza le aveva definite di libera proprietà, incrementando le problematiche di risoluzione di questa vicenda. La reazione popolare, infatti, non si fece attendere e portò il governo a sospendere la legge fino al 1908, quando promulgò un regolamento d'attuazione. Questo regolamento diede vita alle operazioni per retrocedere ai cussorgiali circa 10.000 ettari di terreno, azioni che in parte ancora oggi sono in corso. La reazione popolare non si fece attendere e portò il governo alla sospensione della legge. Un primo provvedimento fu preso nel 1907, ma nel 1908 fu adottato il regolamento d'attuazione. Individuate così le modalità di retrocessione delle terre a chi ne aveva diritto, iniziò una
azione giudiziaria per la retrocessione di ben 10.000 ettari di terreno. Un'azione che ancora oggi probabilmente porta con sé degli strascichi all'interno della comunità. Come abbiamo visto, in particolare dopo la sentenza, la questione raggiunge il governo, suscitando quindi le attenzioni e rendendo necessari una serie di provvedimenti da Roma. L'archivio storico del comune di Sinai conserva le tracce dell'attività di due parlamentari che sostennero la causa dei custodiali di Sinai. I due parlamentari sono Guido Aroca, avvocato sassarese, deputato, e Antonio Caopinna, ingegnere, deputato anch'egli, di estrazione familiare aristocratica e sinaese di nascita. Antonio Caopinna fu deputato per 7 legislature consecutive e fu infine nominato senatore del regno. La documentazione conservata nell'archivio storico mostra l'attività sia parlamentare dei due deputati, sia il loro contatto epistolare con membri del governo, come ministri o sottosegretari. Nel 1906, lo stesso anno della sentenza, Antonio Caopinna scrisse al sindaco di Sinai per aggiornarlo circa le intenzioni di Giolitti. Giovanni Giolitti, in quei mesi, era entrato nella sua terza esperienza da presidente del Consiglio e, rispondendo a una interpellanza di Antonio Caopinna, aveva dichiarato la propria intenzione di volersi impegnare in un disegno di legge che contenesse anche delle disposizioni a favore della Sardegna e in particolare a favore del godimento dei diritti dei custodiali su delle terre che la sentenza aveva dichiarato demaniali. Qualche anno più tardi, Antonio Caopinna ricevette una lettera da Edoardo Daneo, ministro delle Finanze, che a proposito dell'area boschiva dei Sette Fratelli dichiarava che non era possibile intervenire in quanto l'area era stata dichiarata inalienabile negli anni 80 dell'Ottocento e che soprattutto erano in corso delle attività di rilevazione sul territorio, a seguito delle quali sarebbero stati allontanati i possessori considerati abusivi. Nel 1912 Antonio Caopinna ricevette una lettera da Luigi Facta, che all'epoca era ministro delle Finanze e 10 anni più tardi sarebbe stato il presidente del Consiglio in carica durante la marcia su Roma, nonché l'ultimo presidente del Consiglio prima del ventennio fascista. Anche Facta, nella sua lettera, non portava notizie positive. Infatti, le istanze che Antonio Caopinna stava portando avanti esulavano dalle competenze del suo dicastero, se non per una minima parte, relativa prevalentemente all'attività di tipo tecnico. Nel 1921 fu Guido Aroca a ricevere una lettera dal ministro Angelo Mauri per l'agricoltura, il quale gli segnalava che le attività di rilevazione sul territorio dell'intera provincia di Cagliari, relative sia alla questione delle custorge sia degli adempivi, erano ferme, per una grave carenza di personale tecnico e catastale. La lettura di questo carteggio, da un lato, ci mostra dei retroscena dell'attività parlamentare, ci mostra le speranze dei due deputati, le risposte da parte dei ministri o dei sottosegretari, e ci permette quindi di capire la loro azione e anche poi il rapporto che si instaurava tra i due deputati e l'amministrazione sinaese che veniva puntualmente aggiornata sul prosieguo della loro attività. Tuttavia, questo carteggio ci consente anche di riflettere sulle modalità di formazione di un archivio e sulla spontaneità e imprevedibilità della sedimentazione documentaria. L'archivio storico del Comune di Sinna, infatti, conserva le lettere originali con sottoscrizione autografa dei ministri. Infatti, Aroca e Caopinna trasmettevano al sindaco di Sinai le lettere originali che erano state spedite a loro, approfittando dello spazio bianco rimasto sul foglio per aggiungere alcune considerazioni personali sulla vicenda, alcuni suggerimenti sui successivi passi da compiere, oppure limitandosi a un semplice saluto. Ed è seguendo questo percorso che le lettere dei ministri, passando
Attraverso la scrivania dei deputati sono entrate a far parte in maniera organica del patrimonio archivistico della città di Sydney. Tra i cambiamenti più importanti che coinvolsero il territorio di Sinai e quello del comune confinante di Settimo San Pietro, ci fu sicuramente il progetto di rimboschimento dell'area oggi nota come la Pineta. Era un piano governativo volto al miglioramento agrario e alla sistemazione idraulica, e le sue azioni furono inserite soprattutto nella legge forestale del 1877 e in quella sui provvedimenti per la Sardegna del 1897. Questo progetto ambizioso, che coinvolgeva terreni pubblici e privati sottoposto a vincolo forestale, dovette necessariamente scontrarsi con le azioni giudiziarie relative alle cussorgi e agli ademprivi e con tutte quelle inevitabili azioni di esproprio a carico dei privati, che avevano utilizzato quelle aree da generazioni come luogo per il pascolo e il legnatico. Tra i primi provvedimenti fu presa la decisione di costruire nell'area di Sapira la caserma per il corpo forestale, la seconda per il territorio di Sinai dopo quella situata nella foresta dei Sette Fratelli. E i lavori, iniziati a fine 800 e proseguiti nei primi decenni del secolo successivo, furono di una portata tale che videro l'impiego di prigionieri austriaci durante gli anni della Grande Guerra, mentre durante il ventennio furono utilizzati disoccupati non impegnati nei lavori agricoli. Fu un cambiamento radicale, forse traumatico, così come avvenne per le Cussorge, ma di importanza tale perché ha preservato un'importante area verde attorno alla città di Cagliari, ancora oggi molto frequentata e che in sé non è immutabile perché ancora oggi ci sono progetti di riqualificazione dei suoi spazi destinati ad aumentarne il numero di visitatori. Percorso tematico legato alla fine degli ademprivi che avete appena ascoltato è solo un primo passo di una più ampia ricerca che gli archivisti dell'Archivio Storico Comunale di Sydney hanno compiuto in occasione appunto di Archivissima. È stato un momento di ricerca ed indagine che ci ha permesso di capire quali fossero le modalità intanto di cambiamento del territorio di Sydney e anche le origini di questo importante cambiamento che ha chiaramente stravolto parte dell'esteso territorio del paese di Sydney. Perché un territorio che cambia, così come ci è stato suggerito di elaborare dei contenuti da parte del team di Archivissima, non è altro che la dimostrazione di come una comunità ha vissuto quel territorio e di come appunto si è interfacciata poi con tutto quell'ecosistema che ne fa parte integrante della comunità. Dobbiamo ricordare e prendere atto che gli archivi in generale e tutti i documenti che sono custoditi all'interno di ogni archivio storico sono delle preziose memorie che fanno parte del nostro patrimonio culturale e ci aiutano intanto a capire e conoscere che comunità eravamo, ma soprattutto anche a conoscere che comunità possiamo essere oggi e quale comunità possiamo costruire per il nostro futuro. Quindi benvengano indagini di questo tipo e speriamo di proseguire in questa preziosa ricerca che non può far altro che migliorare il nostro rapporto con il territorio, ma soprattutto con la nostra storia.